Amici di Approdiché, grazie della linea. Dunque, una categoria che più sta soffrendo queste restrizioni anti-Covid è appunto la categoria dei truffatori. Noi abbiamo raggiunto proprio sul suo luogo di lavoro un truffatore le cui generalità verranno ovviamente celate per motivi di sicurezza, che appunto non sta lavorando. Innanzitutto, salve e benvenuto da Approdiché. Innanzitutto non sono truffatori, faccio magliara in primis. E causa di questa crisi che non stiamo faticando, perché in zona gialla, zona rossa, governo, su conto, che ha chiuso in regione, ha chiuso lì, che non si fatica più. Prima venivo turista, dopo l'asta, noi faticamo. Ma invece mi fa solo l'intervista. Quindi il calo del turismo sta incidendo soprattutto sulla categoria dei truffatori. Lei ha sempre lavorato così, insomma? Sì, sempre, sempre. Un po' a croce allolare. Mo faccio vedere come funziona in diretta. Praticamente. Attenzione, attenzione, uno scoop incredibile, perché noi di Approdiché realizzeremo un servizio esclusivo. Come funziona il pacco del cellulare? Seguiamo. Dottor, guardate quanto è bella, è nuova. Cellulare nuovo, intonso? Tutto, carica batteria, tutto, ma darà solo 100 euro. Ecco, quindi lei mostra l'oggetto al cliente, tra virgolette, e il cliente dà 100 euro. Da vediamo 100 euro. Proprio in diretta, ecco, questi sono soldi veri, questa è TV verità. Sì, 100 euro. Poi che cosa succede? Io una mossa, diciamo, di mestiere, distraggo, diciamo, vengo qua verso il portone, vedi? Cioè, con la busta, con il cellulare dentro, lo do al mio complice che sta dentro, Pasqua. Grazie, Pasqua. Mi dà la busta che ci sta aperta e poi me ne fui. Quindi lei praticamente fa uno scambio, la busta uguale e dentro lo scatolo non c'è il cellulare. Poi cosa fa? Cosa fa? Poi me ne fui, vorrei come me fui. Sì. Frate, dacci fa! Ecco, quindi è così che funziona il pacco. Vediamo, apriamo lo scatolo ed effettivamente dentro, sì, c'è un mattone. Bene, ringraziamo il signor truffatore per essere... Il signor truffatore che non ci sta più! Lì allo studio! E chi è pacchino? Bello!